Dagli hikikomori, giovani che vivono socialmente ritirati nelle loro stanze utilizzando internet come unico ponte di collegamento con la realtà, ai bulli aggressivi che organizzano vere e proprie spedizioni punitive nei confronti dei coetanei. Il disagio giovanile presenta oggi uno scenario complesso e di non facile gestione, ingigantito dalla pandemia, una tempesta che ha inciso sulle dinamiche relazionali dentro e fuori la scuola e che sempre più insegnanti si trovano a dover gestire, raccogliendo nuove sfide educative. Per questo lo SNALS, il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola, ha organizzato il convegno Crescere ed educare dopo la tempesta, che si è svolto presso l'auditorium dell'Università d'Annunzio di Chieti, alla presenza di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, uno dei massimi esperti del settore. Come spiega Carlo Frascari, segretario regionale dello SNALS, gli studenti dentro le scuole hanno vissuto un periodo veramente da tempesta, come recita, diciamo, il titolo del convegno. Quindi il dottor Pellai, che è un luminare sotto l'aspetto psicologico e soprattutto nell'età evolutiva, è sicuramente la persona più adatta per interpretare quello che può essere adesso il futuro della scuola, i ragazzi soprattutto, e sicuramente ci darà una mano a capire questo. La scuola non è più solo un luogo dove si acquisiscono competenze legate all'intelligenza accademica, ma un luogo che diventa una palestra di vita e dunque il docente un maestro di vita, un allenatore alla vita, ha dichiarato il professor Alberto Pellai. La normalità per i ragazzi è quello di poter avere un ambiente di vita e di apprendimento che è funzionale ai loro bisogni e quindi avere lezioni in presenza, avere adulti che sanno anche vedere poi il loro disagio emotivo. Credo che la fatica più grande per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, è che si sono allenati alla vita dentro a una non vita, le vite virtuali, la didattica a distanza, il distanziamento, l'esclusione della socializzazione per un tempo così prolungato ha davvero ridotto le loro competenze socio-relazionali, ha avuto un impatto molto forte sul loro equilibrio emotivo e in qualche modo anche demotivato all'apprendimento. Quindi quest'anno scolastico in particolare è un anno che io chiamerei di riabilitazione. È davvero necessario rieducare bambini e bambine, ragazzi e ragazze alla vita. Il tema qui è il saper essere. Quando i ragazzi si mettono in ritiro sociale, preferiscono vivere nella loro stanza invece che fuori nel mondo, vuol dire che il mondo fuori li spaventa, vuol dire che non hanno acquisito competenze socio-relazionali e che nel mondo fuori vedono più una minaccia che un'opportunità. Per cui la scuola in questo momento ha un ruolo di importanza fondamentale, perché deve ripermettere a ragazzi e ragazze di vedere nel compagno di classe un compagno di squadra, nel immaginare che il mondo fuori è davvero un mondo dove l'emozione della sorpresa, cioè andare a cercare qualcosa che ancora non so e che mi attira, deve diventare prevalente rispetto all'emozione dell'ansia e della paura, che in questo momento è un'emozione davvero trasversale, molto pervasiva e manda in stallo i percorsi di crescita.